Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che accadrà all'energia maschile e femminile collettiva durante questa settimana. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine o Divino Maschile, mentre l'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine oppure Divino Femminile. Per semplificazione potete pensare che i DM siano gli uomini e le DF siano le donne. Però trattandosi di energie ci possono essere delle eccezioni, quindi ci potrebbero essere uomini che risuonano di più con l'energia della DF oppure donne che risuonano di più con l'energia del DM. Entrambe queste energie sono presenti a livello individuale, soltanto che una tende a prevalere sull'altra, quindi ci si identifica con l'energia che è prevalente. Alcuni aspetti dell'energia non prevalente potrebbero comunque risuonare con voi. Queste letture possono essere viste in due modi, sia il rapporto tra voi e gli altri sulla base della vostra energia prevalente, sia in rapporto a voi stessi, perché entrambe le energie sono presenti dentro ciascuna persona. L'energia femminile rappresenta la sfera delle emozioni, l'energia maschile rappresenta la maniera con la quale poi si agisce. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Allora, prima di iniziare ho fatto una meditazione e ho visto diverse scene della natura, quindi questa settimana la natura sarà protagonista, sarà molto importante. Ho poi visto un'altra scena che era dentro una sorta di corridoio o stanza di ospedale, non sono riuscita a capire bene, e ho visto che c'era un lettino fatto a barella. E ho visto che c'era un calendario e si sfogliavano i giorni. Quindi qualcosa mi dice che qualcuno potrebbe partorire questa settimana, altrimenti questo potrebbe indicare che qualcosa ha a che fare con gli ospedali durante questa settimana. Si può trattare di notizie che voi potreste sentire che riguardano qualcuno nello specifico, anche persone che non conoscete, ma sono delle notizie che giungono praticamente a livello collettivo. Se questo riguarda il conflitto, ci potrebbero essere dei bombardamenti per quanto riguarda ospedali e diversi ricoveri che vengono fatti, però insomma speriamo di no. Adesso vediamo con le carte. Allora, qual è l'energia generale per l'energia maschile questa settimana? L'energia maschile ha la carta di rischio e ha la carta di shock. Allora, potrebbe accadere qualcosa di inaspettato che poi spinge l'energia maschile a fare qualcosa che giudica essere rischioso perché non sa come andrà. Quindi sembra una decisione che è presa praticamente sul momento, a seguito di quell'imprevisto che si è verificato. Potrebbe anche essere che l'energia maschile questa settimana decide di fare improvvisamente qualcosa, quindi è qualcosa di inaspettato soprattutto per gli altri. Quindi i DM si lanciano, si buttano in qualche settore questa settimana, in qualche ambito. Vediamo invece per l'energia femminile. L'energia femminile ha la carta di cercare risposte e solitudine, quindi significa che l'energia femminile sta cercando da sola delle risposte a qualcosa, sta cercando di avere maggiore chiarezza, più informazioni, che si tratti di qualcosa che deve studiare, apprendere o che si tratti di una persona. Quindi è come se lei cercasse maggiore chiarezza durante questa settimana e sembra che sia qualcosa che lei fa completamente da sola. Vediamo quali sono gli spiriti animali per l'energia maschile questa settimana. L'energia maschile è la carta del pappagallo che dice occorre essere comunicativi e il cammello che dice occorre persistere e muoversi verso l'obiettivo. Quindi l'energia maschile questa settimana deve parlare, deve esprimere quello che pensa, non deve farsi problemi a dire certe cose alle persone. Occorre essere appunto comunicativi. Inoltre ci sono delle condizioni esterne che potrebbero essere un po' difficili o intricate, ma c'è bisogno comunque di muoversi verso uno specifico obiettivo che ci si è posti. Vediamo invece per l'energia femminile quali sono gli spiriti animali. L'energia femminile ha la carta del procione che dice hai tutto quello che ti serve, quindi l'energia femminile deve muoversi in avanti in un particolare ambito perché è tutto quello che le serve per fare praticamente quella cosa. Il delfino le suggerisce di giocare di più e di guardare le cose con leggerezza, quindi questa è una settimana in cui bisogna divertirsi di più, bisogna cercare di vedere le cose da una prospettiva che è più leggera e meno pesante. L'orca le suggerisce di rafforzare e coltivare le relazioni con gli altri, quindi bisogna essere più aperti verso le persone in generale e cercare di stringere di più i rapporti con gli altri. Abbiamo visto che l'energia femminile aveva l'energia della solitudine, quindi questo è soprattutto un invito per lei di aprirsi di più. Adesso vediamo che cosa accadrà all'energia maschile questa settimana. Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Abbiamo il Re di Spade,
cosa accadrà l'energia maschile questa settimana? Il 2 di spade. Cosa accadrà l'energia maschile questa settimana? La temperanza. Cosa accadrà l'energia maschile? Ed il 9 di denari. Fondo del mazzo, la papessa. Andiamo a chiarire subito perché c'è il re di spade per l'energia maschile. Segno d'aria, acquario, generale, bilancia. Perché c'è il re di spade? C'è l'otto di spade con il mago, fuoco del mazzo, la forza. Perché c'è il due di spade per l'energia maschile? Perché c'è il due di spade? Allora, questo devo dire è prevalentemente al contrario, dai 10 di denari al contrario, fondo del mazzo e 7 di coppe. Sotto c'è la regina di bastoni, segno di fuoco, re di leone e sagittario. Vediamo perché c'è la temperanza. Il 3 di bastoni, fondo del mazzo, il mondo. E perché sotto c'è il folle, che rappresenta la carta di rischio. Perché c'è il 9 di denari? Perché c'è il 9 di denari per l'energia maschile? E il cavaliere di spade al contrario, e fondo del mazzo, l'asso di spade. Allora, innanzitutto quello che emerge è che l'energia maschile durante questa settimana sembra essere alle prese con un'importante decisione che deve prendere e c'è bisogno di un po' di tempo prima di avere chiarezza riguardo questa decisione e potrebbe stare spesse volte da sola o in disparte. Per poter decidere se questo riguarda il lavoro, i DM non sanno se fare una cosa in maniera autonoma oppure se farla insieme ad altri, se distaccarsi da qualcuno in ambito lavorativo o meno, se questo ha a che fare con rapporti, specialmente rapporti che sono stati parecchio instabili. Vedo che ci sono energie maschili che vorrebbero stare da sole e si vorrebbero magari aprire ad altre opportunità, però sentono di essere in trappola in quella situazione. Infatti, quello che l'energia maschile vuole fare è cercare di avere una strategia per liberarsi da una situazione che li ha fatti sentire fermi, in trappola. E c'è bisogno di coraggio e di forza per poter manifestare questa liberazione. Quindi, per esempio, le energie maschili che si sono trovate bloccate in rapporti di lungo periodo dove hanno sofferto tantissimo, vedo che c'è voglia di liberarsi da quella situazione lì. Altre energie maschili si vogliono liberare da una situazione dove ci sono state delle dispute sul denaro e questo può avere a che fare con i familiari, può avere a che fare con qualcuno al lavoro. Quindi vedo che in quella situazione si è creata una forte instabilità e adesso si tratta di scegliere che cosa fare in quella circostanza. C'è bisogno di chiudere un ciclo e c'è bisogno di tempo, di pazienza affinché questo ciclo praticamente venga chiuso, si possa passare ad una fase che è successiva. Durante questa settimana la comunicazione potrebbe essere molto diretta, però potrebbe avere anche dei toni che sono aggressivi in alcuni casi da parte di qualcuno. Si può trattare dell'energia maschile stessa o dell'energia femminile che fa così, poco importa perché comunque entrambe le energie sono presenti e quella maschile rappresenta l'azione. Quindi tutte le persone questa settimana si troveranno a dire delle cose ad un certo punto che saranno quasi aggressive nei modi di fare. Un'altra cosa che emerge è che ci sono energie maschili che potrebbero non agire per cogliere delle opportunità che si presentano e scelgono di stare in questa energia che è solitaria e che è indipendente. Quindi non colgono delle opportunità e non si muovono. È come se mancasse una sorta di determinazione. In effetti vedo che c'è un'attesa. Quindi nel complesso quello che vedo è che l'energia maschile si trova ad avere a che fare con un'importante decisione. Si deve liberare da una situazione che l'ha fatta sentire in trappola. E bisogna essere onesti, sinceri, comunicativi. Alcune persone lo saranno e avranno dei toni che sono forti, in alcuni casi aggressivi, e questo poi potrebbe portare alla rottura di alcuni rapporti, allo stare da soli, eccetera. Altri invece potrebbero avere difficoltà a parlare, quindi l'essere comunicativi è un invito. Adesso vediamo per l'energia femminile. Allora, che cosa accadrà all'energia femminile collettiva questa settimana? Che cosa accadrà all'energia femminile collettiva? C'è il 10 di denari in posizione eretta per l'energia femminile. Abbiamo la regina di denari, segno di terra, capricorno, vergine d'oro. Cosa abbiamo per l'energia femminile questa settimana? La regina di bastoni, segno di fuoco, ariete, leone e sagittario. Abbiamo anche il re di spade sotto, che è presente anche per l'energia maschile, quindi segno d'aria, acquario, generale, bilancia. Cosa
Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? La morte. Fondo del mazzo c'è la carta del crediti, i denari. Questa settimana si potrebbe chiudere un rapporto di collaborazione con una persona a livello lavorativo. In alcuni casi è un rapporto di amicizia o non si vuole scendere a compromessi con qualcuno in un settore. Andiamo a chiarire subito, vediamo perché c'è 10 di denari, perché c'è 10 di denari per l'energia femminile questa settimana. Allora, c'è la carta dell'As di bastoni, la carta dell'Fante di coppe, la carta del 9 di coppe, fondo del mazzo all'asso di coppe, questa è una bella energia. Vediamo perché c'è la regina di... Ok, abbiamo il 7 di coppe, fondo del mazzo. Il 6 di denari, vediamo perché c'è la regina di bastoni per l'energia femminile questa settimana. Il folle, fondo del mazzo, il 6 di coppe, vediamo perché c'è la morte, perché c'è la morte. Il 2 di bastoni in una posizione orizzontale, fondo del mazzo, il 5 di spade. E sotto voglio far vedere che c'è la torre. Quindi questo si potrebbe riferire allo shock che abbiamo visto prima per quanto riguarda gli oracoli e l'energia maschile. Quindi io penso che, perché noto che ci sono energie molto positive per l'energia femminile, quindi lei potrebbe avere a che fare con qualcun altro che è diverso rispetto all'energia che è emersa qui, oppure potrebbe avere a che fare con qualcuno in amore, c'è questa energia positiva, ma quella persona sta sperimentando situazioni difficili in un altro contesto, per esempio quello lavorativo o di amicizia, non so. Ma queste sono le energie. Allora, innanzitutto, durante questa settimana l'energia femminile avvertirà delle sensazioni di stabilità e di benessere. Ci sono ben due assi, quindi questo parla di nuovi inizi. Questa è un'energia che è positiva, è l'energia della novità. Quindi l'energia femminile potrebbe cogliere delle opportunità che la appassionano e le potrebbe anche creare, quindi potrebbe avere molta ispirazione. Tra l'altro vedo che in effetti c'è della creatività, quindi potrebbe dare nascita a nuovi progetti, nuove attività, è qualcosa che desidera, che potrebbe portare anche del benessere. Se questo ha a che fare con i rapporti, vedo che ci sono nuove fasi. Le energie femminili che sono single potrebbero conoscere nuove persone durante questa settimana, perché vedo che c'è il principio anche di una comunicazione e c'è molta contentezza. I rapporti che sono già esistenti e che sono stabili, vedo che potrebbero sperimentare delle belle fasi, quindi è come se ci fosse qualcosa di nuovo. E non posso escludere che ci siano appunto famiglie che si allargano perché ci potrebbero essere delle nascite durante questa settimana. Quindi ci sono cose nuove che praticamente si verificano e sembra essere molto positivo per l'energia femminile. Se si tratta di rapporti, vedo che c'è anche passione. Nel lavoro vedo che ci sono diverse opportunità che si aprono, quindi ci sono delle scelte che devono essere fatte e a mio avviso si sceglie sulla base di ciò che conviene di più sotto il profilo dei guadagni. Questo potrebbe anche indicare che nei confronti di un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro, non si sa che cosa fare in una situazione, c'è un po' di confusione, non si sa se riportare le cose in equilibrio con quella persona, se darle una mano o meno. Questo potrebbe anche accadere nell'ambito del proprio rapporto. Qualcosa concerne anche gli acquisti durante questa settimana, l'energia femminile non sa che cosa scegliere. Quello che emerge è che l'energia femminile questa settimana si sentirà in un'energia che è più seduttiva, passionale, più sicura di sé. La vedo fare cose che sono diverse dal solito, quasi rischiose, come se si lanciasse in nuove cose. Potrebbe pianificare oppure fare degli spostamenti per vedere delle persone, per esempio di famiglia oppure persone che non vedeva da un po' di tempo. Ci sono energie femminili che potrebbero incontrare o riconnettersi con un segno di fuoco. Vedo anche il concetto di energie femminili che vogliono fare delle cose che sono diverse, rispetto al passato, quindi è come se ci si lanciasse, praticamente in cose che sono nuove. Adesso, per quanto riguarda questa situazione, con una persona in particolare c'è un'aria di tensione e presumo che sia questa persona qui che è emersa. Quindi, quello che emerge è che l'energia femminile vuole chiudere con una persona. Potrebbe essere qualcuno al lavoro, qualcuno in amicizia, non so chi sia questa persona per ognuno di voi, è in un particolare ambito e è qualcuno con cui ci sono stati dei problemi.
possibilmente dei litigi, dei conflitti, qualcuno è stato disonesto, scorretto, dispettoso in alcuni casi. L'energia femminile pianifica questa chiusura perché ha notato atteggiamenti scorretti da parte di qualcuno. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile penserà questa settimana, cosa penserà? C'è la carta del 6 di denari e fondo del mazzo, la carta del folle. La carta di rischio rappresenta la carta del folle. Quindi l'energia maschile sta in effetti pensando di fare qualcosa che giudica essere rischioso perché non sa come andrà. Magari ci sono delle opportunità in cui si vuole lanciare, ci sono degli acquisti che vuole fare che sembrano essere un po' rischiosi, ci sono energie maschili che pensano a dei pagamenti che devono dare oppure ricevere. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile proverà questa settimana. C'è la carta del 7 di coppe e la carta del giudizio. L'energia maschile a livello emotivo sembra avere una confusione. Quindi ci sono diverse emozioni che ha che sono a volte contrastanti tra di loro, quindi non sa esattamente che cos'è che prova. E questo è legato a qualcosa o qualcuno del passato. Ad esempio, se qualcuno riemerge dal passato, i DM non sanno che cosa fare in quella situazione lì. Se questo ha a che fare con una questione del passato che riemerge, i DM non sanno che cosa fare in quella situazione. I DM che si vogliono far risentire presso alcune persone stanno cercando di capire che cosa dire oppure che cosa fare in quella circostanza. Inoltre i DM sono alle prese con delle scelte, c'è molta confusione perché non si sa quale decisione prendere in un particolare contesto. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana, cos'è che l'energia maschile vorrebbe dire. Allora, ti desidero, sapevo quel che stavo facendo. E sento che ho bisogno di te. Quindi i DM sembrano desiderare molto qualcuno oppure qualcosa durante questa settimana. Si tratta di sensazioni forti che avvertiranno. E inoltre sapevano quello che stavano facendo, quindi si riferiscono a qualcosa del passato in cui hanno fatto qualcosa in maniera proprio consapevole ed intenzionale. O si riferisce a qualcosa che faranno questa settimana. Sentiranno come molto forte l'energia del bisogno, quindi potrebbero essere un'energia di dipendenza o potrebbero sentire una sensazione di mancanza che abbia a che fare con una persona oppure con qualcosa nello specifico. Adesso vediamo cos'altro l'energia maschile vorrebbe comunicare. Ti ho mentito e poi rileggo i nostri messaggi. Quindi l'energia maschile ha mentito, potrebbe averlo fatto in passato ed era consapevole di quello che stava facendo, oppure potrebbe farlo questa settimana in una maniera che è intenzionale, sembra essere qualcosa di importante a quanto pare, questo si può verificare in diversi settori, non per forza in amore. E poi quando l'energia maschile dice di rileggere i messaggi, sta ad indicare che in effetti potrebbe rileggere delle conversazioni, forse perché deve trovare qualcosa che le serve per qualche motivo oppure perché sente semplicemente la mancanza di qualcuno. Adesso vediamo cos'altro l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana. Sento la tua energia. Fondo del mazzo, voglio fare le cose serie. Quindi l'energia maschile durante questa settimana potrebbe sentire come molto forte l'energia di un'altra persona, anche se non ci si parla, oppure anche se quella persona dice una cosa per un'altra, però si avverte la sua energia, quello che prova, quello che sente. Potrebbe sentire anche l'energia di qualcuno che è passato oltre in alcuni casi. Quando l'energia maschile dice voglio fare cose serie, si può riferire innanzitutto a un rapporto dove ha intenzioni serie. Ad esempio, se questa è un'energia maschile che si conosce durante questa settimana, potrebbe avere delle buone intenzioni, delle intenzioni serie. Questo è quello che sente, specialmente durante questa settimana. Se questo ha a che fare con qualcuno che già si conosce e con il quale si ha in relazione, è una persona che si vuole impegnare in maniera seria nel fare qualcosa. Questa è l'energia che sente durante questa settimana. Allo stesso modo, nell'ambito lavorativo, qualcuno vuole agire in una maniera che è seria, in un contesto, prendersi forse degli impegni. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni per l'energia maschile durante questa settimana. Quale sarà il risultato? C'è la carta del mondo, la carta dell'imperatore e la carta del 6 di spade.
C'è un ciclo che si chiude durante questa settimana. Questo potrebbe spiegare perché c'è spesso il folle, perché bisogna ricominciare da zero in una situazione. O si comincia da zero, nel senso che si fa qualcosa di completamente nuovo, si conosce qualcuno di completamente nuovo. E vedo che c'è il discorso dello spostamento, quindi bisogna allontanarsi da un'altra situazione. Inoltre vedo molto forte il concetto dei viaggi durante questa settimana e degli spostamenti che bisogna fare. L'energia maschile potrebbe trovarsi a chiudere qualcosa e lo fa da una posizione di forza e da una posizione di controllo. Andiamo a chiarire, sotto c'è il Papa, quindi si può trattare di qualcosa di ufficiale in alcuni casi, oppure ci sono enti ed istituzioni che sono coinvolti. Vediamo perché c'è il mondo. Ok, la morte ed il mago. Quindi questa settimana l'energia maschile sperimenterà una chiusura di una fase, di qualcosa. E si tratta di qualcosa che l'energia maschile effettivamente voleva chiudere perché c'era questa intenzione. O in alcuni casi è qualcosa che subisce a causa di alcuni atteggiamenti che ha messo in atto e non posso escludere nei casi più gravi che qualcuno sia stato manipolativo ed è per questo che questa chiusura poi si verifica. Però penso che nella maggioranza dei casi sia proprio il fatto di voler chiudere una situazione proprio in maniera intenzionale. Vediamo perché c'è l'imperatore, perché c'è l'imperatore, il 6 di bastoni. Ed il 3 di bastoni. Nel momento in cui quella situazione si chiude, vedo che l'energia maschile sembra assumere una posizione più forte, una posizione di potere. Ed era qualcosa che stava praticamente aspettando. Vedo l'energia della vittoria, l'energia del successo, quindi è qualcosa di positivo che praticamente si verifica. I diamanti potrebbero essere un'energia che è vincente durante questa settimana, potrebbero inoltre ottenere molte attenzioni. Vedo il concetto della distanza tra loro e qualcuno. Vediamo perché c'è il 6 di spade, perché c'è il 6 di spade. C'è la carta del 2 di coppe e la carta della luna. Quindi ci sono dei diamanti che chiudono dei rapporti per avvicinarsi verso altri e si tratta di rapporti in quel caso che sono nuovi perché ancora non si conosce bene probabilmente una persona perché vedo questo elemento della confusione e della mancanza di chiarezza perché appunto si può trattare di una persona che è nuova. Per altri vedo l'allontanamento da rapporti dove c'era mancanza di chiarezza. Per esempio rapporti di tipo lavorativo oppure rapporti di amicizia, non ci si fidava di qualcuno, si decide di chiudere praticamente quella situazione. Quindi vedo cose del genere, i DM si allontanano da qualcosa o da qualcuno questa settimana, sembrano aprire un nuovo ciclo e lo fanno da una posizione di forza. Un'altra cosa che voglio dire è che ci sono delle energie maschili che potrebbero conoscere qualcuno durante un viaggio, soltanto che non se l'aspettano. È un viaggio che potrebbero programmare durante questa settimana oppure che potrebbero fare. Adesso vediamo per l'energia femminile. Che cos'è che l'energia femminile penserà questa settimana? Cosa penserà l'energia femminile questa settimana? Il fante di spade ed il 6 di denari. Questo fante di spade si richiama alla carta di cercare risposte perché l'energia femminile sta cercando di acquisire chiarezza riguardo una situazione, vuole capire di più, che si tratti di una persona o che si tratti di qualcosa che lei deve apprendere o studiare. E c'è il 6 di denari, quindi questo potrebbe ruotare intorno al discorso dei pagamenti, qualcosa che deve essere dato oppure ricevuto. Ci sono energie femminili forse che cercano di capire che cosa comprare ad alcune persone, quindi stanno raccogliendo informazioni su quello che a loro piace, potrebbe essere semplicemente questo. Vedo anche energie femminili che stanno cercando di capire se ci sia una effettiva reciprocità tra lei e qualcuno prima di aprirsi di più a quella persona, quindi se ci sia un giusto equilibrio oppure no. Ci sono energie femminili che mantengono le distanze rispetto a delle persone perché così loro hanno fatto in passato e loro vogliono fare adesso, quindi cercano di mantenere questa sorta di equilibrio. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile proverà questa settimana. C'è la carta del 4 di spade e la carta del 10 di coppe.
Ci sono energie femminili questa settimana che sentono il bisogno di riposarsi, di risanare delle ferite. Alcune persone potrebbero avere crampi o problemi allo stomaco ed è per questo che devono essere rilassate, sedute così. Ci sono energie femminili che potrebbero decidere di fare silenzio nei confronti di qualcuno, si può trattare di un membro della famiglia o di qualcuno in amore. Inoltre vedo il fatto che l'energia femminile potrebbe essere in pausa per quanto riguarda le relazioni, per quanto riguarda i rapporti. L'amore in generale. È come se al momento stesse cercando di ricaricare le proprie energie prima di aprirsi praticamente ai rapporti. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Avrei dovuto lasciarti prima. Fondo del mazzo, sento tra noi un legame speciale. Io penso che questo abbia a che fare con due persone diverse e possibilmente in due ambiti diversi, però se questo ha a che fare con l'amore, l'energia femminile sente che avrebbe dovuto lasciare perdere una persona molto tempo prima, mentre sente un legame speciale con un'altra. Non posso escludere che sente il legame speciale con la persona che avrebbe dovuto lasciare perdere prima, però insomma, per alcune persone potrebbe essere diverso. Se questo ha a che fare con ambiti diversi, c'è una persona con la quale l'energia femminile avrebbe voluto chiudere le cose prima, specialmente al lavoro, per esempio. Però poi in amore sento un legame speciale con una persona. Adesso vediamo cos'altro l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Ho problemi ad impegnarmi. Devo andare per la mia strada ora. E non so cosa provo. Quindi l'energia femminile durante questa settimana sente di avere dei problemi ad impegnarsi in qualcosa. Ad esempio, se lei ha deciso di impegnarsi nello studiare qualcosa, potrebbe avere problemi a avere una certa dedizione allo studio di quella cosa. E quindi l'impegno è inteso in quel senso lì. Se questo ha a che fare con i rapporti, ci sono dei problemi ad impegnarsi con una persona o impegnarsi in qualcosa nello specifico, perché poi per ognuno è diverso, però è un concetto che è forte. L'energia femminile sente il bisogno di andare per la sua strada, quindi di distaccarsi praticamente da qualcuno, di prendere delle distanze al momento e non sa esattamente che cosa prova nei confronti di una persona. Adesso vediamo cos'altro l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Cos'altro vorrebbe dire l'energia femminile questa settimana? Se pensi che stia male per te, ti sbagli. Non pensare che non me ne accorga e siamo troppo diversi. Quindi qualcuno farà qualcosa per ottenere una reazione da parte dell'energia femminile. L'energia femminile se ne accorgerà di questa cosa. E poi siamo troppo diversi, quindi vuol dire che emergeranno delle differenze che vengono avvertite come una sorta di peso e di problema tra l'energia femminile e qualcuno. Inoltre lei vuole far vedere che non se ne frega niente di una persona, che non sta male praticamente per lei, che non ci è rimasta male di nulla. Potrebbe essere legato a questa situazione qui. Cioè qualcuno vuole ottenere una specifica reazione, per esempio la vuole far ingelosire o non so che cosa, però l'energia femminile vuole far vedere che non se ne frega praticamente niente. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni per l'energia femminile questa settimana. Quale sarà il risultato? C'è il 9 di coppe, ma c'è l'asso di spade che è caduto al contrario. Quindi, in alcuni casi l'energia femminile decide di fare silenzio, di non parlare ad una persona in particolare e sembra essere contenta di questa cosa. Altre cose che emergono è che lei è contenta ed è soddisfatta di una situazione, ma c'è una mancanza di chiarezza che è legata alla stessa. Ci sono inoltre energie femminili che decidono di non dire la verità a qualcuno, di tenere qualcosa come nascosto e potrebbe essere legato a qualcosa che a loro rende molto felici e che non vogliono condividere praticamente con delle persone. Sotto c'è la carta del giudizio, quindi si può trattare di una decisione che hanno preso. Potrebbe avere a che fare con il fatto che qualcuno si fa risentire, l'energia femminile decide di non parlare ed è contenta di questa cosa. Vediamo perché c'è l'asso di spade al contrario. Perché l'asso di spade al contrario per l'energia femminile? Perché l'asso di spade è al contrario. C'è la carta dell'otto di denari e la carta del sette di bastoni.
Questa cosa è intenzionale, nel senso che l'energia femminile non vuole proprio parlare a qualcuno e penso nella maggioranza dei casi che questo abbia a che fare con il settore lavorativo. Intorno ad una persona al lavoro c'è una mancanza di chiarezza, qualcuno potrebbe essere una persona che è veramente poco chiara. Io vedo che l'energia femminile vuole proprio alzare queste difese, si impegna per essere sulla difensiva nei confronti di una persona. Inoltre l'energia femminile potrebbe evitare di dire la verità riguardo delle questioni. Vediamo perché c'è il 9 di coppe, perché c'è il 9 di coppe per l'energia femminile. C'è la carta della regina di coppe e del re di spade, quindi abbiamo un segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia, un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Allora, letteralmente l'energia femminile potrebbe essere contenta di qualcosa che ha a che fare con un segno d'aria e con un segno d'acqua, a prescindere dal loro genere. C'è qualcosa che la rende contenta e che concerne quelle due persone. Altre cose che vedo è che ci sono energie femminili che sono innamorate di qualcuno, che sembra avere una personalità molto forte, forse anche dura, un po' rigida dal punto di vista emotivo. Però sembra essere una personalità che a loro piace. Questa è una persona che potrebbe essere anche molto intellettuale, quindi avere molte conoscenze, essere molto preparata su alcuni argomenti. E vedo che l'energia femminile è sensibile, come se si fosse innamorata praticamente di questa persona, o stesse iniziando ad innamorarsi. Poiché entrambe le energie sono presenti a livello individuale e l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva, le persone questa settimana cercano chiarezza, cercano delle risposte riguardo una situazione, vogliono capire di più. Si avvertirà una sensazione di stabilità e di benessere in qualche settore, maggiore sicurezza in se stessi. E si avverte anche una situazione di chiusura che si verifica in un particolare contesto. A livello emotivo si potrebbe sentire il bisogno di porre delle distanze tra sé e qualcuno, di fare una pausa, di non parlare o comunque di riposarsi di più durante questa settimana. Ci sono delle cose che però continuano a non essere chiare, cioè le persone cercano risposte, però manca questa chiarezza riguardo qualcuno oppure qualcosa. Dal punto di vista dell'azione c'è bisogno di prendere una decisione che sembra essere un po' rischiosa. Bisogna cercare di avere pazienza. Intanto si potrebbe essere in questa energia che è solitaria, quindi si potrebbe stare spesse volte per conto proprio durante questa settimana o comunque fare le cose da soli. Si è alle prese con queste scelte, c'è bisogno di capire che cosa fare. Non si vuole avere a che fare con una certa situazione, si vuole andare oltre, quindi si vuole andare verso qualcos'altro e si è in questa posizione di potere e di forza. Così è come emerge, vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!